lamento, non me lamento. Amore un corno, i panni s'asciugano soli e sto freddo non viene da fuori. Io ce l'ho dentro, me ne andrò su una barca dei fiori, me ne andrò però non me lamento, solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura, nella notte scura, a far risse, guerre scommesse, mille schifezze. Tremo, tremo forte fra le tue carezze. Tremo, tremo forte fra le tue carezze. Zitta, che ne sai tu di quello che ho visto? Eri bella in un altro posto e non insisto. Amore in fondo, la vita mia è una bottiglia che si scola e non mi serve fra le lenzuola chi mi consola. Andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola, solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura, nella notte scura, a far risse, guerre scommesse, mille schifezze. Tremo, tremo forte fra le tue carezze. Tremo, tremo forte fra le tue carezze. Me ne andrò su una barca d'argento, me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Eccoci per l'ultimo stacchetto di questa puntata, per parlare di prima. Ricordiamo che dalle ore 21 insieme ci sarà anche il nuovo acquisto della Polisportiva Grotta, Domenico Mustone. Mister, lei è scesa anche di categoria quest'anno, dalla promozione dello straordinario campionato di promozione con la Bisaccese dell'anno scorso è sceso in prima. Era un rapporto chiuso con la Bisaccese oppure vi siete lasciati in ottimi rapporti? Vuoi portare felice in promozione? Dove sono stato, però iniziamo dicendo. Vabbè, ti porta con la tua squadra, paesino, quindi che è molto più bello. Iniziamo dicendo che sono contentissimo di stare a Rocca. Ho avuto pure offerte proprio in questo mese che si è riaperto il mercato, stranamente, perché non so. Mi hanno chiamato 2-3 squadre, però. Io so che gli allenatori non si possono muovere per un anno, quindi non so neanche il perché alla fine chiamano questi allenatori già che sono impegnati. Con la Bisaccese purtroppo non posso dire che la storia è stata lasciata bene, perché
una società che ti dà il ben servito il 15 luglio. Quindi c'è stato qualche screzio anche dopo un campionato di quel genere? Sì, hanno detto che non sapevo gestire un gruppo di giovani. Cose societarie, quindi non entro. Io l'anno scorso veramente ha impressionato la Bisaccese, specialmente da gennaio in poi, da dicembre in poi, senza nemmeno acquisti, perché no, poi non è arrivato nessuno, anzi avete mandato. Abbiamo mandato via tre giocatori, abbiamo preso un unico giocatore che era un difensore centrale, abbiamo fatto un cambio di modulo perché mi accorsi che forse il modulo che si sposava più alla squadra della Bisaccese del 3-4-3, criticato all'inizio da tutti, però poi ha dato i suoi usufrutti. Diciamo che vi siete salvati con ampio anticipo. Ampio. Forse abbiamo perso i playoff per due punti. Due punti dai playoff, forse quella partita pareggiata 0-0 con la Marianese in casa, dove vi siete mangiati l'impossibile. Sì. Quella partita. No, anche l'impossibile. A Grotta forse l'ho sbagliato io, perché la presunzione mi ha fatto andare a giocare a viso aperto una partita che sulla carta era proibitiva. Primo tempo 1-0, ho voluto cambiare, però l'ho persa 4-1, 4-2, ma non mi ricordo benissimo il risultato. E sì, punti che alla fine mancano. Per il nostro obiettivo, che era la salvezza, possibilmente senza play-out, l'avevamo raggiunto. Ovviamente raggiunto, quindi. Carmine, domenica affrontate? Il Montella in casa. Ma ad Ariano? Sì, ad Ariano, sì. L'hai vista giocare il Montella? Anche no, il Montella sta un po' in brutte acque. Sì, bassa classifica. Beh, sicuramente sarà una partita dura, ci vorrà l'impegno di tutti sicuramente per vincere. Però giochiamo in casa e crediamo e speriamo di vincere. Ah, allora, due gol te l'ho tolto stasera. Acquisti che arrivano, non me le voluto dire. A Grotta non ci vuoi tornare. No, non ho detto in certo. Due gol me le hai tolto ingiustamente. Non contano sul... Stavi giocando al bar con quei due gol, no, che hai fatto, quindi poi è finita là... Mi sono dimenticato che ti stavo chiedendo. Ma io così. No, vabbè. Fino al fine, che ti aspetti da questo campionato della Savignanese, e specialmente come attaccante quest'anno, di andare in doppia cifra, tripla? Quando, il massimo dei gol? Che sei arrivato? 18. Quindi 19 quest'anno. 19, sì, ma l'importante è dobbiamo vincere il campionato quest'anno. Mister, ha lanciato la sfida. Mister. Ok. Noi ci siamo. Vabbè, penso che sono un po' diversi, Felice, sono un po' diversi dall'HD, però bisogna dirlo, quindi sono almeno sono un po' diversi, quindi no. Non so, sono più scarsi, vuoi dire? No, sono diversi pure in no. campo, nel senso forse dici politicamente? No, politicamente. Ah, non lo so, questo avete detto no. voi all'inizio, no. Io ho detto che la VGC l'anno scorso era è stato un campionato falsato dall'inizio. Non mi hai fatto una domanda che ti volevo per rispondere. La questione punto, perché non togliere il punto in un campionato determinante che si stavano giocando pari pari, non vai a togliere quel punto che in tutte le corti bisognava toglierlo, lì per me è stato falsato. Non mi hai fatto una domanda quale importantissima. Mister? Abbiamo scambiato i ruoli stasera. No. Vai, fai la domanda. Il rapporto, tu mi hai detto delle cifre di seconda categoria, diciamo anche di prima, perché ci sono presidenti che investono dai 30 ai 50 mila euro per fare questo campionato, e poi alla fine trovarsi ad farsi arbitrare da persone a dir quanto incompetenti, sedicenni a volte, sì, sedicenni, prima esperienza, la vedo un po' non giusto da per tanti quello anni, che pagano. Da tanti anni nel calcio, tre regole che toglieresti e aggiungeresti al calcio moderno? Sicuramente in tutte le categorie la terna arbitrale, perché uno non se la può prendere con un'unica persona se non vede un fuorigioco, perché effettivamente è unico e non può avere gli occhi sui le due linee importanti del calcio. Non ero nemmeno nei playoff, stavano i... No, nei playoff nella finalissima e nello spareggio con l'HD è stata richiesta, però l'hanno
ci hanno dato, diciamo. Io ritengo che bisogna dire che gli arbitri vanno aiutati anche dalle squadre, quindi certo. A volte è vero, arriva un quindicenne sul campo, un sedicenne messo dalla Lega, però ci sono anche molte squadre che con gli arbitri non sono proprio clementi, quindi vanno aiutati. Sì. Sì, sì. Se ti trovi un mister oppure un calciatore ogni due secondi alza la mano o ti gridi addosso, non viene aiutato. Quindi la prima regola che io metterei è una terna arbitrale in tutte le categorie, non solo dalla promozione in poi. Questione degli under la toglierebbe o aggiungerebbe anche in prima? No, io l'aggiungerei in tutte le categorie, perché solo così si possono migliorare i vivai e migliorare secondo me alla fine anche il tasso tecnico che sta venendo a mancare in Italia. Se per un anno togliamo gli under, lei dice che tutte le squadre giocano senza under, puntano tutte sull'esperienza? Qualche allenatore sicuramente, io no, cioè te l'ho detto, per quanto mi riguarda, a me, io non ritengo under una persona. Difatti tutti gli under che hanno giocato con me hanno avuto la stessa importanza di un adulto. Anche negli spogliatoi io non voglio prendimi questo, fammi questo, no, l'under è un giocatore come altri. Carmine, c'è molta differenza tra il giocatore d'esperienza come te, ormai sei quasi agli sgoccioli della carriera. Non c'è scherzo. Quanti hai? 40 anni? 26 anni sono. C'è molto. No, te lo pigliate per una quarantina, sto scherzando, lo so che... Vedi che ci avevo scritto pure l'ho cancellata per non farti non metterti in difficoltà, mister, perché poi non lo prendevate con l'età, quindi c'è differenza dai due spogliatori, dall'under e un calciatore con esperienza. Anche in passato hai vissuto, comunque sei stato under, sì, anche tu in passato, quindi. Secondo me non c'è tanta differenza. Se un under è forte, per me è lo stesso, non vedo la differenza. Si comportano diversamente i calciatori. Andare forte, è forte anche mentalmente, quindi l'atteggiamento è lo stesso. È logico, se non ha avuto nessuna esperienza, un under viene preso così, sicuramente c'è differenza perché non ha esperienza. Felice? Sì, sono d'accordo con il mister. Feli, tu stai dando sempre ragione al mister. Io ho capito che tu dai ragione al mister, domenica non giochi, però no, ogni tanto vagli pure contro. Assolutamente, anzi, no. Su questo aspetto sono d'accordissimo. Mister, ma come è Felice? Felice purtroppo viene da un infortunio che l'ha bloccato un po' fisicamente, sta recuperando piano piano, per quello che l'ho visto io tecnicamente non si discute. Ottimo. Io prima ho detto difensore centrale per un semplice motivo, perché io ho visto due partite era l'unico alto in difesa fare. E ho detto giochi centrale, non pensavo che era centrocampista. Però ti vedo meglio difensore. Un sacco di infortuni, io no. Corri di meno quando gioco. Corro di meno, ma non mi piace. Lei che piace giocare in ampiezza sul campo di Rocca? Tantissime difficoltà. Ho dovuto modificare un po'. Ah, pensavo il campo. No, magari l'avrei modificato benissimamente. No, ho dovuto modificare un po' il mio credo calcistico, che sono tanti cambi di fascia e altro. Però purtroppo quello è il campo e ci teniamo a giocare a Rocca, se no avrei richiesto di giocare in un altro campo. Tu hai lasciato Savignano fortunatamente dopo le condizioni del campo che si erano messe negli ultimi anni con le di Savignano, sì, ma non per colpa purtroppo Savignano, male. A Savignano giocavano tantissime squadre, la stessa fine farà Montemiletto, Prato la Serra fra un paio d'anni, perché il manto andrà via subito. Sì, era diventato proprio ingiocabile Savignano. Era diventato nero, non c'era più. Sì, no, non c'era più nero. Stanno facendo il campo nuovo, diciamo che il presidente, mister sindaco, quindi sta facendo, fa tutto lui a Savignano. No, il presidente sulla carta non è il mister, cioè non è il mister. Il mister gestisce sicuramente la società insieme a qualcun altro, però a noi basta che ci allena bene. Ah, pensavo basta che ci paga, stavo dicendo. No. Va
vabbè, l'abbiamo presa a scherzare stasera, sì, però sì. Poi va bene, io vi ringrazio, ringrazio Carmine De Mari della Polisportiva Savignanese, grazie per essere stato qua. Grazie, volevo salutare tutta la squadra che sicuramente domani all'allenamento mi prenderà in giro.